Buongiorno a tutti dall'Islanda, io sono Paolo Cortini e sono qui per le esercitazioni del corso di laurea in scienze naturali, in particolare per il corso di petrografia. Saluto intanto gli studenti a cui questa diretta è dedicata. Mi dispiace di non potervi incontrare direttamente in aula. Purtroppo, diciamo, le circostanze ci hanno obbligati ad inventarci queste soluzioni. Quindi saluto tutti, intanto tutti gli studenti e anche quelli che eventualmente sono collegati pur non essendo studenti di scienze naturali dell'Università di Milano. Saluto anche Patrizia Fumagalli, che è la titolare del corso con cui abbiamo deciso di organizzare questi incontri virtuali, approfittando del fatto che io sono in esilio volontario, in Islanda. Quindi ripeto, per chi si sta collegando, questa è praticamente una lezione del corso di laurea, in scienze naturali. Il corso di petrografia sono in particolare le lezioni, le esercitazioni di petrografia. Vi dicevo, siamo collegati dall'Islanda, sono in una località molto famosa che si chiama Þingvellir. Intanto Þingvellir è una parola che deriva dalla vecchia lingua norrena, quella che si parlava in tutta la Scandinavia, diciamo intorno all'anno 1000, significa il prato dell'assemblea, perché in questa grande valle alle mie spalle per diversi secoli si è riunita una sorta di parlamento democratico per deliberare di tutti gli argomenti che interessavano la popolazione. Allora, vi dicevo, questa località è molto famosa internazionalmente, è un sito patrimonio UNESCO per tutta una serie di ragioni, per ragioni storiche, che sono quelle che vi accennavo prima, ma anche per ragioni geologiche. Come mai Þingvellir è così importante e così famoso? Perché in questo punto emerge sulla superficie terrestre una delle più importanti strutture geologiche del nostro pianeta, in particolare la dorsale medio-atlantica. È una struttura molto estesa che percorre tutto l'oceano Atlantico da nord a sud e che naturalmente è sommersa da 3-4 km di acqua dell'oceano ovunque, tranne in un punto praticamente che è l'Islanda. L'Islanda quindi è l'unico tratto della dorsale medio-atlantica che non si trova sotto alcune migliaia di metri di acqua oceanica, ma si trova invece in superficie. Quindi qui in Islanda possiamo vedere un fenomeno che praticamente non è possibile vedere altrove nel pianeta. Si vedono fenomeni simili, per esempio il rift dell'Africa orientale è un fenomeno concettualmente simile, ma non è esattamente la dorsale medio-atlantica. Quindi la dorsale oceanica, quindi un margine divergente, è visibile in pochissimi luoghi al mondo, in particolare il posto migliore per vederlo è l'Islanda. In realtà la dorsale medio-atlantica in Islanda non si vede solo qui a Þingvellir, ma si vede lungo tutta l'Islanda da sud-ovest, andando verso il centro dell'isola e poi verso nord, perché l'Islanda è un'isola vulcanica che si trova a cavallo della dorsale, quindi è letteralmente attraversata, tagliata in due da questa enorme struttura geologica di importanza planetaria. Come mai è così famosa in questo punto? Perché questo punto è facilmente raggiungibile. Ci si arriva tranquillamente con la macchina o con un pullman. Questo punto panoramico è particolarmente, diciamo, didattico. Qui si vede particolarmente bene la struttura di questo oggetto geologico e quindi Þingvellir è considerato al mondo il luogo migliore per osservare la dorsale medio-atlantica. Allora, gli studenti a cui mi sto rivolgendo sanno che cos'è la dorsale medio-atlantica. Quindi, diciamo, per dirla con parole forse un po' improprie, ma facili da comprendere, la dorsale è una sorta di lunghissima cicatrice che segna il margine fra una serie di grandi deomini geologici che coprono gran parte del nostro pianeta. In particolare, in questo tratto, la dorsale medio-atlantica divide due placche terrestri, due placche litosferiche, che sono la placca eurasiatica che si trova a est e la placca nordamericana che si trova a ovest. Quindi adesso stiamo guardando verso nord più o meno, quindi abbiamo di fronte a me la placca nordamericana e invece dall'altra parte di questa valle abbiamo la placca eurasiatica. Fra questi due grandi domini geologici c'è una sorta di terra di nessuno che è la valle che abbiamo adesso davanti ai nostri occhi. In realtà questa è una parte della dorsale medio-atlantica perché nell'Islanda meridionale
La dorsale mediatlantica, e dopo con gli studenti lo vediamo quando ci spostiamo su Teams, è divisa in due rami, uno occidentale e uno orientale. Ora siamo in quello occidentale, ma facciamo finta che sia un unico ramo, quindi della dorsale. Quindi abbiamo la placca nordamericana esattamente davanti a me e la placca europea alle mie spalle adesso. In questo punto queste due placche, quindi le rocce che compongono queste due placche si allontanano ad una velocità di circa 2 centimetri all'anno. Volendo semplificare ulteriormente, possiamo dire che l'America, la placca americana si muove verso ovest di 1 centimetro all'anno e la placca europea si muove verso est di un altro centimetro all'anno. Quindi, se potessimo mettere due punti di riferimento, uno nel punto in cui sono adesso e uno sulle montagne che vedete all'orizzonte, vedremmo che questi due punti tendono ad allontanarsi di circa 2 centimetri all'anno. Fra poco vi farò vedere che cosa comporta in superficie questo fenomeno, in particolare le deformazioni e la fratturazione del terreno causata proprio da questo lento movimento distensivo. Ho detto lento, ma in realtà tanto lento non è, nel senso che 2 centimetri all'anno sono una velocità che è visibile, ben visibile, per esempio nel corso della vita di un uomo. Pochi anni fa, questa piattaforma su cui mi trovo adesso non esisteva, c'era un semplice sentiero, poi una bella mattina il sentiero è completamente sparito perché diciamo, il livello roccioso su cui il terreno appoggiava è franato, precipitato dentro una voragine che stava al di sotto, che era a sua volta causata da questo lento movimento di allontanamento. Quindi è una velocità piuttosto importante. Come mai queste placche si allontanano una verso est e una verso ovest a questa velocità? Perché voi sapete che ciò che avviene in superficie sul nostro pianeta, quindi anche il movimento delle placche e dei continenti, che è come se fossero degli oggetti galleggianti su un materiale plastico che sta al di sotto, risentono di ciò che avviene in profondità. Quindi i grandi movimenti di roccia, di materiale che può essere considerato plastico alla scala del tempo geologico, che avvengono nel mantello terrestre, quindi a partire da qualche decina di chilometri di profondità fino ad alcune centinaia di chilometri di profondità, si ripercuotono in superficie e i continenti vengono trascinati. Quando sono qui con i miei viaggiatori faccio un esempio che forse a voi studenti tecnici può far sorridere, possiamo dire che siano come delle fette di pane che galleggiano su una zuppa. Quindi i continenti, le masse continentali si muovono trascinate da ciò che avviene, dal movimento che avviene in profondità. Fra la placca nordamericana e la placca eurasiatica, il movimento divergente, quindi che porta ad allontanare i continenti, si evidenzia in superficie nella dorsale mediatlantica, quindi questa grande cicatrice che attraversa tutta l'Islanda, e nella sua parte centrale si concentra il massimo dell'attività sismica legata a questi movimenti e anche dell'attività vulcanica. Se immaginiamo che i continenti si allontanano e quindi in corrispondenza della dorsale si manifesti in maniera più evidente questo movimento, speriamo che questo vento ci permetta di trasmettere, dicevo, questo movimento divergente di allontanamento determina l'esistenza di questa enorme frattura, questa enorme cicatrice che è la dorsale mediatlantica. In corrispondenza della dorsale mediatlantica, essendo la roccia in movimento distensivo divergente, succede che, essendo la roccia un materiale rigido, le fratture che permettono questi movimenti possono raggiungere profondità tali da intercettare il materiale fuso che si trova a qualche chilometro di profondità e occasionalmente questo materiale fuso arriva in superficie sotto forma di eruzione vulcanica. Sono eruzioni vulcaniche piuttosto frequenti, anche se in questo punto sono alcune migliaia di anni che non si verificano, in questo punto preciso, ma in altre zone della dorsale si sono verificate anche molto recentemente. Questo magma che arriva in superficie, quando questo succede, si distende all'interno di questa valle cancellando le strutture preesistenti. Che cosa sono le strutture preesistenti? Per esempio, queste grandi fratture che vedete qui alla mia destra e che sono quelle che permettono i movimenti superficiali delle grandi masse rocciose. Allora, la valle che è alle mie spalle, che è il punto più depresso di questa regione, si trova morfologicamente ad un livello più basso rispetto all'altopiano circostante a ovest e a est, perché questo movimento distensivo che tende a far ampliare questa valle determina un minor confinamento della roccia nella parte centrale della valle e quindi man mano che la valle si amplia,
il suo settore centrale tende ad abbassarsi. Questo abbassamento è, diciamo, accomodato dall'esistenza di queste grandi fratture disposte da sud-ovest a nord-est in questo tratto preciso della dorsale mediatlantica e che qui in particolare possiamo vedere molto bene. Allora, è interessante osservare, spero che lo possiate vedere, questa superficie che vi sto indicando con la mano, dove c'è questa vegetazione, questi arbusti che sono betulle in realtà, se vedete bene è inclinata verso il centro della valle, cioè è disposta con un'inclinazione così, diciamo, di una ventina di gradi. Alle sue spalle, alle spalle di questa superficie inclinata, c'è la frattura che separa poi questa superficie inclinata dal resto dell'altopiano. Allora, questa superficie inclinata dove c'è la vegetazione, possiamo immaginare che qualche migliaio di anni fa fosse attaccata al resto dell'altopiano e che adesso lentamente questo stettore di roccia stia lentamente basculando e si stia inclinando verso il centro della valle. Allora l'uomo potrà continuare ad osservare lentamente questo processo finché la prossima eruzione vulcanica non sigillerà ricoprendo di magma tutte queste strutture. Allora questa incisione, questo canyon dove fra poco andremo, non sarà più visibile e se sono riuscito a raccontarvi questo processo, possiamo immaginare che dentro la valle, quindi ad una certa profondità, qualche centinaio di metri di profondità, sotto, diciamo, il livello base di questa valle, ci sia una serie di altri corpi rocciosi come questo, ciascuno via via più inclinato verso il centro della dorsale, verso il centro della valle. Quindi dall'altra parte della valle, quindi dove vedete quelle montagne innevate, avviene il fenomeno identico ma simmetrico, quindi questi grandi gradoni di roccia che qui vediamo affacciati da ovest verso est, li ritroviamo e forse li intravedete, sono delle strisce più scure che si vedono dall'altra parte della valle, li ritroviamo affacciati da est verso ovest. È quella struttura che in geologia si chiama graben ed è circondata, e lo vedete dalle montagne che sono da questa parte e da quest'altra parte, da strutture rocciose rilevate che tecnicamente si chiamano horst. Quindi horst alla, diciamo, all'esterno di questa grande struttura, il graben centrale è la parte dove c'è anche l'acqua naturalmente, il lago. Quindi horst e graben, questi due termini che avete sicuramente letto o ascoltato a lezione, qua si vedono molto bene. Se guardiamo la parte alta della valle, quindi vediamo in prospettiva la valle che si restringe, forse lo si comprende ancora meglio. Allora scendiamo un po' più nel dettaglio adesso di questo processo. Abbiamo detto la dorsale mediatlantica che separa la placca nordamericana da quella euroasiatica. Questa enorme cicatrice, questa che qui si manifesta sotto forma di questa lunga, lunghissima valle, che è il centro della dorsale mediatlantica, queste fratture che vi ho fatto vedere, che occasionalmente intercettano il magma che si trova in profondità, il magma occasionalmente arriva in superficie attraverso un'eruzione vulcanica, ricopre tutto quello che c'era prima e il processo va avanti per un tempo indefinito. Questo significa che le rocce presenti sul fondo di questa valle e anche quelle dove sono io sono rocce molto recenti, perché sono quelle che si sono prodotte per ultime all'interno nella parte centrale della dorsale mediatlantica. Se sono riuscito a raccontarvi questo processo, naturalmente se ci spostiamo dalla dorsale verso est o verso ovest, quindi immaginando idealmente di camminare su queste rocce, più ci allontaniamo dalla dorsale più incontriamo rocce via via antiche, perché il processo è come se fosse un nastro trasportatore, no? Come se fossero due scale mobili che divergono da un punto. Diciamo, i gradini, gli ultimi che arrivano, sono quelli centrali, man mano ci allontaniamo troviamo gradini che sono arrivati in superficie precedentemente. Quindi la stessa cosa più o meno avviene qui ad una scala di temporale, naturalmente piuttosto difficile anche per noi da comprendere. Però se ci allontaniamo verso ovest o verso est, troviamo rocce via via più antiche. Questo significa che in questo punto dove abbiamo rocce recenti possiamo osservare per esempio tutte le strutture che si formano durante un'eruzione vulcanica sulla superficie di una colata lavica. Fra poco vi faccio vedere quelle che si chiamano lave a corde, cioè quelle strutture superficiali che si formano sulla superficie della lava e che sono dovute al raffreddamento della parte più pellicolare della colata di lava, quando invece ciò che sta sotto, anche pochi decimetri, rimane liquido e quindi continua a fluire. Allora questa pellicola si raffredda,
sotto il materiale continua a muoversi e quindi la superficie tende ad incresparsi generando queste lave a corde che vi faccio vedere. Perché ve le sto nominando adesso? Perché per il ragionamento che sto, diciamo, svolgendo è importante considerare che in questo punto vediamo i fenomeni più superficiali. Perché è importante? Perché se è vero che allontanandoci dalla dorsale, quindi andando verso est o verso ovest, incontriamo materiali via via più vecchi, possiamo ipotizzare che questi materiali più vecchi, essendo stati esposti agli agenti atmosferici per più tempo, siano stati intaccati dai fenomeni erosivi, dagli agenti esogeni, e quindi i dettagli più superficiali si siano via via persi. E questo è vero, infatti. Queste morfologie superficiali che qui vediamo, che adesso vi faccio vedere, si vedono soltanto qua, in prossimità della dorsale e in tutti i punti dove l'erosione non li ha cancellati. Quanto possiamo allontanarci dalla dorsale prima di non vedere più queste strutture? A seconda della velocità di allontanamento delle due placche nei diversi punti, questa distanza varia da una zona all'altra. Però già se ci spostiamo di qualche chilometro dalla dorsale, queste strutture superficiali diventano via via più difficili da riconoscere, fino a un certo punto in cui non le vediamo più, perché l'erosione ha asportato una parte di uno spessore, diciamo, sufficiente a cancellare completamente questi dettagli superficiali. Allora immaginiamo di allontanarci ancora di altri chilometri fino ad arrivare alla costa dall'altra parte dell'isola, quindi immaginiamo la costa orientale dell'isola. Quelle rocce che ora vediamo sulla costa orientale, ma lo stesso discorso vale anche per la costa occidentale, una volta, quindi nel momento in cui si sono formate, si trovavano naturalmente nel centro della dorsale e sono state via via trascinate dal lento movimento convettivo all'interno del mantello fino ad allontanarsi, per esempio, di alcune centinaia di chilometri, se ci riferiamo all'Islanda. Quindi le rocce che incontriamo sulla costa orientale e sulla costa occidentale sono rocce che si sono formate 20 milioni di anni fa, quando quella stessa porzione di territorio che adesso osserviamo sulla costa orientale si trovava sostanzialmente qui al centro dell'isola e ha impiegato 20 milioni di anni per essere trasportata fino a dove si trova adesso. Nel frattempo tutto ciò che sta in mezzo a queste due coste esterne dell'Islanda si è formato in tempi diversi, tanto è vero che nella parte centrale abbiamo le rocce più recenti, nella parte periferica abbiamo le rocce più antiche. Allora, se vi ho raccontato in maniera comprensibile questo fenomeno di alterazione e di asportazione del materiale, dobbiamo immaginare che le rocce che troviamo nella periferia dell'isola non siano esattamente quelle che 20 milioni di anni fa si sono formate al centro dell'isola, ma che, protraendo il processo che vi ho spiegato prima, una parte consistente di materiale sia stato consumato, asportato dall'erosione dovuta ai fenomeni esogeni. Quindi ciò che vediamo ora alla periferia dell'isola, a est o a ovest, non è esattamente quello che avremmo visto 20 milioni di anni fa in superficie al centro dell'isola. Ma è stato calcolato che, con qualche differenza fra un punto e l'altro, in 20 milioni di anni, cioè il tempo necessario a portare queste rocce dal centro dell'isola fino alla periferia, sia stato consumato uno spessore di roccia pari a qualche chilometro, 2-3 chilometri di spessore. Quello è uno spessore di roccia che adesso manca nella parte più periferica dell'isola, e questo spessore si assottiglia man mano che ci avviciniamo alla dorsale fino a ridursi a zero in questo punto. Quindi in 20 milioni di anni 3 km di roccia, ipotizziamo 2-3 km di roccia, sono stati asportati e mancano adesso nel settore occidentale o orientale, li ritroviamo invece in questa zona. Quindi se immaginiamo di poter fare una traversata, di camminare dal centro dell'Islanda, quindi dalla zona in cui siamo adesso, fino alla zona periferica, non solo incontriamo rocce via via più antiche, da zero, quindi rocce attuali, a 20 milioni di anni, ma troviamo anche rocce via via più profonde, cioè quelle che 20 milioni di anni fa avremmo trovato se avessimo potuto fare un buco, un foro, profondo 3 km al centro dell'isola. Spero di avervi raccontato questo fenomeno in maniera comprensibile. Ora ci sono dei bambini qua che gridano, se la loro voce si aggiunge al vento, non so. Quindi la particolarità di questo fenomeno in Islanda è, diciamo, acquisisce un altro grado di interesse, cioè non solo
nel centro dell'isola vediamo una delle strutture geologiche più importanti del pianeta. Non solo, muovendoci dal centro dell'isola fino alla periferia, vediamo rocce via via più antiche, quindi possiamo, diciamo, ricostruire una scansione temporale di quello che è avvenuto in questi 20 milioni di anni, ma possiamo ricostruire anche una sezione verticale di quello che troveremmo oggi se potessimo fare un foro qua in mezzo, profondo 3 km. Allora, adesso vi porto a vedere, se riusciamo, se non mi incastro tutti i fili, a vedervi, vi faccio vedere le lave a corde di cui vi parlavo poco fa. Allora, le vediamo per esempio in questo punto. Devo riposizionare la mia attrezzatura. Ecco, il filo non ci arriva, ma queste sono le lave a corde. Vedete queste strutture arcuate? Sono praticamente perfettamente preservate, perché al di là di qualche lichene e al di là di un po' di abrasione dovuta alla sabbia, che in certi giorni soffia, viene trasportata dal vento e quindi ha un certo potere erosivo, riconosciamo queste strutture, queste increspature superficiali che curiosamente ci indicano anche il senso di movimento della lava in questo punto, nel momento in cui questo magma è arrivato in superficie. Che cosa ci dice questa struttura superficiale che possiamo vedere così bene in questo punto? Ci dice per esempio che questo magma che è arrivato in superficie, per poter definire una struttura così fine, con delle morfologie così delicate, così sottili, doveva essere molto poco viscoso, quindi doveva poter scorrere in superficie piuttosto velocemente, quindi era una lava poco viscosa e probabilmente che aveva una temperatura anche piuttosto elevata, condizione abbastanza comune in tutte le eruzioni in Islanda, in la buona parte delle eruzioni che si verificano in Islanda, e condizione comune dei magmi che si producono in questo contesto geologico, non solo in Islanda ma ovunque sulla dorsale. Naturalmente questa struttura ci dà anche una serie di altre informazioni. Per esempio ci dice che non è avvenuta in presenza di acqua, quindi quando questa lava è arrivata in superficie il paesaggio doveva essere molto simile a quello attuale. Se ci fosse stata acqua, per esempio l'acqua dell'oceano, l'acqua di un lago o anche l'acqua dovuta alla fusione di un ghiacciaio nel momento in cui avviene il contatto fra magma e ghiaccio, questa struttura non si sarebbe sviluppata, ma avremmo forme completamente diverse che in questo punto non vediamo. Questa lava, queste strutture superficiali ci dicono anche un'altra cosa molto interessante, e cioè che nel momento in cui si sono prodotte queste lave, qui non c'era un ghiacciaio. Perché vado a stuzzicare la presenza di un ghiacciaio? Perché fino a 20.000 anni fa, quindi al termine dell'ultima grande glaciazione, tutta l'Islanda era coperta da una coltre di ghiaccio spessa qualche chilometro, 2-3 chilometri nella parte centrale. Probabilmente in questo punto lo spessore massimo era di circa un chilometro di ghiaccio. Come tutti i ghiacciai, anche questo, che era un ghiacciaio a calotta, quindi diverso, con una dinamica diversa rispetto ai ghiacciai alpini, comunque si muoveva, e il movimento di questo ghiaccio determina un'azione abrasiva fra i detriti su cui il ghiacciaio poggia e il substrato roccioso su cui poggiano i detriti. Quindi il movimento del ghiaccio fa muovere questi detriti, e l'attrito fra i detriti e la roccia sottostante fa sì che ogni struttura superficiale, come sarebbe questa lave a corde che vi ho appena fatto vedere, sarebbero cancellate se l'eruzione avvenisse in presenza di un ghiacciaio, perché il movimento del ghiaccio distruggerebbe queste strutture delicate. Allora, siccome la storia glaciologica in Islanda è stata ricostruita in maniera abbastanza dettagliata, la possibilità di osservare queste lave a corde ci dice che queste lave a corde si sono formate dopo il ritiro dei ghiacciai, altrimenti non potremmo vederle, perché la presenza del ghiaccio avrebbe distrutto queste strutture. Questa è un'osservazione che si può fare in tutti i punti dell'Islanda ed è molto interessante per i naturalisti in particolare, perché permette di ricostruire una cronologia relativa degli eventi. Quella assoluta è un po' più complicata, ma quella relativa è abbastanza facile da ricostruire, per cui possiamo dire che ovunque in Islanda noi vediamo queste strutture superficiali delicate, per esempio nelle lave, significa che quelle lave si sono prodotte dopo il ritiro dei ghiacciai.
Quindi sono più recenti, per esempio certamente di 20.000 anni, ma in questo punto il ghiacciaio si è ritirato diciamo, molto dopo, quindi diciamo 8-10.000 anni fa. Quindi queste rocce, anche se non siamo in grado di utilizzare tecnologie per datarle in maniera assoluta, possiamo dire che si sono formate dopo il ritiro del ghiacciaio, quindi che sono più recenti di 8-10.000 anni. Adesso ci spostiamo in un altro punto dove vi faccio vedere un altro un'altra forma che la lava può assumere. Questo non è il punto ideale per vedere i basalti colonnari, che si vedono molto meglio in altre zone di Islanda, e magari potremmo organizzare un'altra diretta proprio per vedere il fenomeno dei basalti colonnari. Però qua si intravedono, ho fatto una veloce ricognizione poco fa, eccomi, e ho verificato che sia la connessione sia le condizioni di illuminazione dovrebbero permetterci di vederli. Oh, naturalmente adesso stiamo entrando in quella frattura che abbiamo intuito poco fa da quel punto panoramico, dove abbiamo la roccia alla mia destra, quindi da questa parte, che si sta allontanando dalla parete di sinistra, quindi questa qui, che diciamo è più stabile perché è attaccata al resto dell'altopiano, e questo grande volume di roccia alla mia destra si sta allontanando e sta lentamente flettendo verso il centro della valle, quindi verso il centro della dorsale. E qui è il punto dove vi dicevo prima è franato il sentiero qualche anno fa, proprio a causa di questo movimento. Tutto quello che vedete qui a destra e a sinistra sono strati grossolani di basalto. Dicevo, sono strati grossolani di basalto che si sono prodotti negli ultimi 10.000 anni a causa delle eruzioni vulcaniche conseguenti a questo fenomeno di allontanamento, quindi al fatto che queste fratture come questa che abbiamo alle mie spalle occasionalmente sono sufficientemente profonde da intercettare il magma che sta sotto. Allora, qui si intravede, per esempio, dovreste vederla abbastanza bene anche se forse lo zoom non è ideale. Vedete, questa parete è grossolanamente fatta a strati. Di sopra, dove sto indicando adesso, riconoscete degli strati più sottili. Qua sotto uno strato un po' più spesso, diciamo un metro di spessore, che poggia su un altro livello decisamente più potente come spessore e con una struttura leggermente diversa, che ha questa fessurazione molto interessante. Diciamo, l'illuminazione del sole ci permette di vederla abbastanza bene, che è fatta a colonne. Quindi questa è una morfologia caratteristica non solo dei basalti ma di tantissime rocce vulcaniche, quindi rocce che si raffreddano, rocce che originariamente sono magmi e che si raffreddano velocemente. Come mai si formano queste strutture, queste colonne di basalto? Allora immaginate di colare un liquido, un magma molto poco viscoso su una superficie. Questo si distende su questa superficie e comincia a raffreddarsi. Naturalmente il raffreddamento comporta una contrazione del volume di questo corpo. Quindi immaginate questo strato, originariamente fosse una colata di lava, si distende sulla roccia che sta adesso al di sotto di questa colata che qui non vediamo, si distende e comincia a raffreddarsi. Raffreddandosi questo materiale tende a contrarsi come la maggior parte dei materiali terrestri. Allora la contrazione di volume non provoca effetti sostanzialmente visibili fin tanto che in questo materiale è presente una certa quantità di liquido, perché la contrazione viene accomodata dal movimento del liquido. Arriva un certo punto in cui tutto il materiale è solido ma ancora ad una temperatura piuttosto elevata, qualche centinaio di gradi. A questo punto la contrazione di volume dovuta al raffreddamento comincia a generare delle tensioni all'interno di quella che ormai è lava calda ma completamente solida, tutta solida.
Queste tensioni aumentano man mano che la temperatura all'interno della colata di lava diminuisce. La temperatura all'interno della colata di lava non diminuisce in maniera uniforme in ogni punto della colata, ma naturalmente in prossimità delle due superfici, quella superiore e quella inferiore, il raffreddamento è più veloce. Quindi si arriva a un certo punto in cui la differenza di temperatura fra l'esterno della colata, quindi la parte superiore e la parte inferiore e la parte centrale, è consistente. Sulle due superfici superiori si cominciano a sviluppare tensioni molto più interne rispetto alla parte centrale della colata, che è ancora calda. E queste tensioni si sviluppano fino ad un punto in cui la roccia non è più in grado di sostenere queste tensioni e si frattura. Si frattura dove? Si frattura prima sulla superficie superiore e sulla superficie inferiore. E la frattura si sviluppa più lentamente nella parte centrale, dove il volume specifico è ancora maggiore perché la temperatura è superiore rispetto a quella delle due superfici esterne. Quindi queste fratture, che si sono sviluppate sulla superficie un po' come se fosse il fango che si secca, tendono ad approfondirsi verso il centro della colata man mano che il raffreddamento si sviluppa. Quindi partono due serie di fratture, una sulla superficie superiore, una sulla superficie inferiore, che lentamente si propagano dall'esterno verso l'interno della colata fino ad incontrarsi. Allora, la propagazione di queste fratture nel tempo e dalla superficie verso l'interno determina l'isolamento di questi volumi che, nel caso ideale, diciamo, hanno sezione esagonale. In quasi tutte le colate, non so se qua riusciremo a vederle, questi basalti colonnari, questo è il nome che prendono proprio in virtù del loro aspetto, sono distribuiti secondo due serie, una che parte dalla superficie esterna verso il centro e una che parte dalla superficie inferiore verso il centro. Quindi abbiamo due serie di prismi esagonali che si incontrano in mezzo, ma che non attraversano la colata dalla superficie superiore a quella inferiore, perché naturalmente il processo è iniziato sulle due superfici e si è approfondito verso l'interno fino a che queste superfici si sono incontrate in mezzo. Naturalmente questo fenomeno ci dice anche un altro dettaglio che non è particolarmente importante, ma è interessante, e cioè più questo processo è veloce, più la sezione di questi prismi è piccola. Quindi ci sono zone dove abbiamo questi prismi, che possiamo dire che hanno una sezione circa di 30 centimetri, altre zone dove la sezione è più piccola, quindi le colonne sono molto più fitte, ma ci sono anche colate o corpi rocciosi dove queste colonne hanno un diametro di metri. Naturalmente, maggiore è il diametro di queste colonne, minore la velocità a cui questo fenomeno si è sviluppato e quindi maggiore è il volume di magma che è stato interessato da questo fenomeno. Lo sviluppo delle colonne di basalto avviene se diciamo, la colata ha un certo volume. Al di sotto di un certo volume questo fenomeno non si sviluppa in maniera così perfetta, ma il materiale si frattura in maniera disordinata, proprio perché non ha il tempo per permettere a questo fenomeno di svolgersi in maniera regolare. Altra informazione che possiamo ricavare dall'osservazione di queste colonne è sulla geometria che aveva questa colata nel momento della sua formazione. Questa è recente, quindi probabilmente non è stata interessata da movimenti tettonici che ne hanno modificato la sua geometria originaria. Però, per esempio, in altri casi si osserva, e non sono colate, ma sono intrusioni, quindi magmi che si iniettano in fratture che si sviluppano proprio per la pressione del magma che sta cercando di risalire. Queste fratture non è detto che siano orizzontali, anzi normalmente non sono orizzontali, ma sono irregolari, sono inclinate rispetto alla superficie morfologica. Allora, in questo caso, la geometria, quindi la disposizione delle colonne nello spazio, ci dice qual era la disposizione nello spazio di questa iniezione di magma, quelli che si chiamano dicchi, per esempio, che voi studenti avete sicuramente già sentito nominare. Sappiamo che le colonne sono perpendicolari alle superfici maggiori del corpo di lava in cui si sono prodotte. Quindi, anche se troviamo un corpo inclinato, un dicco, un'intrusione inclinata rispetto alla serie in cui si è intrusa,
attraverso le colonne possiamo ricostruire la sua originaria disposizione rispetto alle rocce circostanti. Non è un dettaglio così importante, però chi dovesse mai nella sua vita fare quello che si chiama rilevamento geologico su rocce vulcaniche, si troverà ad utilizzare tutti questi dettagli nel caso in cui abbia necessità di ricostruire la geometria dei fenomeni al momento in cui si sono prodotti. Stefano o Patrizia, qualche domanda ulteriore? Qualcosa da dire? Nel frattempo proseguiamo lungo questo canyon. Paesaggio veramente no, telefonata ora no. Porco, scusate, il bello della diretta. Vabbè, ci becchiamo la suoneria. Ecco, dicevo, stiamo scendendo in questo canyon, adesso ve lo faccio vedere anche dall'altra parte togliendo il sole. Questo canyon, adesso lo stiamo percorrendo in discesa, naturalmente tende ad ampliarsi man mano che la dorsale svolge il suo lavoro e quindi anche alla scala del tempo umano è possibile vedere attraverso per esempio crolli di roccia o lo sviluppo di nuove fratture, lo sviluppo proprio di questo fenomeno. Proseguiamo ancora un po'. Arriviamo fino ad un punto dove vediamo di nuovo la struttura di questa parete rocciosa fatta a strati irregolari. E dopo, magari, quando ci spostiamo su Teams, se riesco a condividere una schermata con Google Earth, lo confrontiamo con la morfologia che troviamo nelle regioni periferiche. Quindi vi dicevo prima della differenza fra le rocce che troviamo in superficie nella parte centrale e quelle che troviamo invece alla periferia, vedremo che anche visivamente l'aspetto è completamente diverso. Quindi qui abbiamo degli strati grossolani, irregolari, ciascuno dei quali corrisponde ad una colata di lava che si è prodotta in epoca geologicamente recente qua in mezzo. Invece, quando vedremo da satellite le immagini delle pareti rocciose nelle zone periferiche dell'isola, vedremo che lì, anche lì troveremo degli strati che hanno però un aspetto sia macroscopico sia dall'osservazione, diciamo, del dettaglio delle rocce completamente diverso. Normalmente si legge che anche quelle sono colate, in realtà ora sapete che non è così, perché quelle non erano rocce superficiali, ma erano rocce che quando si sono prodotte si trovavano a qualche chilometro di profondità. Insisto un po' su questo aspetto perché secondo me questo è, diciamo, il dettaglio più interessante che si possa ricostruire osservando le rocce in Islanda, perché questa transizione dalle rocce vulcaniche superficiali a queste rocce intrusive o meglio ipoabissali che si trovano nella zona periferica si vede veramente soltanto in Islanda. Quindi qualche naturalista, qualche geologo si può chiedere qual è la struttura della crosta oceanica a qualche chilometro di profondità, quindi prima di arrivare al mantello. Ecco, si vede in Islanda, praticamente solo in Islanda. Eccoci, anche qua vedete queste pareti grossolanamente a strati. Di ogni strato si può riconoscere questa fratturazione colonnare. Ripeto, qui sono strati piccoli, quindi la definizione di queste colonne non è bella, non è facilmente riconoscibile come in altri punti che magari vedremo in un prossimo collegamento. Però si intuisce tutte queste, vedete, queste colonnine che rappresentano appunto, ogni colonnina rappresenta una colonna di basalto che si è formata nel processo che vi dicevo prima. Adesso facciamo un'ultima panoramica sulla valle di Thingvellir e la dorsale, e poi se mi date 5 minuti di tempo mi sposto in macchina dove ho il computer e ci colleghiamo con Teams, con gli studenti per eventuali domande
domande e magari qualche approfondimento su questi argomenti. Oggi siamo stati abbastanza fortunati perché è veramente una giornata bellissima. Qui l'Islanda è iniziato ufficialmente qualche giorno fa, quindi siamo in piena estate e forse vi può interessare che qui ormai la notte non esiste già più, perché siamo già in condizioni di 24 ore di luce, quindi verso le 11, 10 e mezzo il sole tramonta, ma non va mai sotto l'orizzonte abbastanza da rendere il cielo scuro, e poi verso le 3 la luce di nuovo aumenta. Ecco, siamo arrivati in un punto da cui possiamo fare una bella panoramica e vedere altri dettagli di queste forme superficiali che si sviluppano proprio a causa dell'attività distensiva della dorsale. Per esempio qui davanti a me, dove c'è la bandiera, vedete altre fratture nel terreno, altre incisioni, di nuovo la roccia che si inclina verso il centro della valle, e qui siamo ormai quasi al centro della valle. Qui rivedete queste rocce inclinate, questo settore di roccia inclinato verso il centro della valle, si è staccato naturalmente da questa parete sotto la quale siamo passati poco fa, parete tutta a strati a causa della sovrapposizione di colate successive, dalla più antica sotto alla più recente, tutte si sono sviluppate, diciamo, in condizioni subaeree e in assenza di ghiaccio, perché non vediamo la tipica, diciamo, distruzione del substrato roccioso causata dal movimento del ghiaccio. Quindi tutti i fenomeni più recenti dello scioglimento dei ghiacciai dell'ultima grande glaciazione. Allora, non so se riuscite a vedere che qua davanti a me, dove sto indicando col dito, vedete queste strisce scure probabilmente. Quelle strisce scure sono delle paretine rocciose che noi riconosciamo perché ciascuna di quelle pareti è una parete di un piccolo canyon che si sta aprendo. Quindi abbiamo la parte centrale della valle, quella diciamo orizzontale, dove la roccia si spacca, si fessura perché tirata da questa tensione distensiva. Poi abbiamo la superficie inclinata, che è una fetta dell'altopiano che sta cascando lentamente all'interno della dorsale, sarà presto ricoperta da nuovo magma. E poi abbiamo le pareti, invece, che costituiscono la struttura dell'altopiano che sta intorno a noi, che sono fatte da strati di basalto, ciascuno dei quali rappresenta una colata avvenuta in epoca storica dal punto di vista geologico, quindi successivamente al ritiro dei ghiacciai. Quindi Patrizia, Stefano, altri dettagli che ritenete interessanti vedere? Qui posso muovermi un po', però quello che c'è da vedere qua intorno l'abbiamo visto. Quindi possiamo fare dirette tutto il giorno, ottimo, anche di notte, sì, perfetto, sì, va bene. Panoramica, allora, strati di roccia che, diciamo, appartengono al dominio nordamericano, quindi placca nordamericana. Siamo in realtà dentro la dorsale, quindi la valle che prosegue verso nord-est, che è questa. Là in fondo c'è un grande vulcano a scudo innevato, spero riusciate a vederlo proprio all'orizzonte, quella montagna bianca là in fondo. Quello è un prodotto dell'attività vulcanica
associata alla dorsale mediatlantica. Dall'altra parte, queste montagne, anche loro innevate, con queste strutture deformative simmetriche rispetto a quelle che vediamo da questa parte e che possiamo dire appartengano alla placca europea, sempre crostoceanica, ma di tipo, diciamo, appartenente alla placca europea. E poi qua ci spostiamo verso sud e vediamo la prosecuzione della valle di Thingvellir e quindi della dorsale mediatlantica verso sud. Quelle montagne che vediamo all'orizzonte sono ancora montagne che appartengono alla placca europea. Evidenza di fenomeni vulcanici attuali in questo momento, oltre ad una diffusa attività sismica, c'è una intensa attività idrotermale, quindi l'arrivo in superficie di acque calde e di vapori ad una pressione piuttosto elevata, e questi fenomeni vengono sfruttati naturalmente dagli islandesi per produrre corrente elettrica e acqua calda. Oggi l'aria è particolarmente secca, per cui non riusciamo a vedere il vapore che esce dall'altra parte del lago, che arriva in superficie, perché viene dissolto immediatamente. Ma se ci fosse un clima un po' più umido, noi vedremmo imponenti colonne di vapore che si alzano diciamo, dalla riva del lago dall'altra parte. Mostralo ancora. Quindi montagne appartenenti alla placca europea, quindi crostoceanica ma sempre europea, la dorsale che prosegue verso sud, la dorsale che prosegue verso nord, e abbiamo da questa parte oggetti appartenenti alla placca nordamericana, dall'altra parte oggetti appartenenti alla placca europea. Non vi ho detto in realtà una cosa molto importante relativa a questo fenomeno, e cioè questa: come mai in Islanda la dorsale si trova sopra il livello dell'oceano, mentre in tutti gli altri punti si trova al di sotto del livello dell'oceano? Cioè, qual è la differenza fra l'Islanda e qualsiasi altro punto della dorsale mediatlantica? Allora, la differenza è molto interessante e molto importante, ed è dovuta al fatto che in Islanda in realtà l'attività magmatica non è soltanto legata all'esistenza della dorsale mediatlantica, ma in Islanda si verifica la coesistenza di due fenomeni magmatici piuttosto diversi, che normalmente stanno ognuno per conto suo. In particolare abbiamo un punto caldo, hotspot, piuttosto intenso e piuttosto stabile sulla verticale dell'Islanda, che contribuisce con la sua attività magmatica a raddoppiare, anzi più che raddoppiare, la quantità di magma che arriva in superficie in Islanda rispetto a qualsiasi altro punto della dorsale mediatlantica. Quindi quello che abbiamo descritto adesso è l'attività della dorsale mediatlantica. Ma come mai queste rocce in Islanda e solo in Islanda si trovano al di sopra della superficie dell'oceano, mentre in tutto il resto della dorsale si trovano sotto 3-4 mila metri d'acqua? Perché l'attività magmatica in Islanda risente non solo del contributo del sistema di alimentazione della dorsale mediatlantica, ma anche del magma associato a questo punto caldo. Che cos'è un punto caldo? Gli studenti di scienze naturali lo sanno già: è un pennacchio, quindi un'iniezione di magma che arriva da una profondità enormemente maggiore rispetto alla profondità a cui si forma il magma associato alla dorsale mediatlantica. Il magma della dorsale arriva da qualche decina di chilometri di profondità, il magma del punto caldo arriva da qualche centinaio di chilometri di profondità. Questo magma origina in un contesto molto simile, cioè è sempre il mantello che produce questo magma, è sempre la peridotite, questa roccia di cui si compone il mantello terrestre, ma il magma si produce a profondità diverse, qualche decina di chilometri per i magmi della dorsale, centinaia di chilometri per i magmi del punto caldo. Allora, siccome le condizioni all'interno del mantello sono diverse da qualche decina di chilometri a qualche centinaio di chilometri, in particolare la pressione e la temperatura, il magma che si produce, sebbene nasca dalla stessa roccia, dalla fusione della stessa roccia, ha piccole differenze che possono essere strumentalmente rilevate e misurate, e che ci permettono di dire se un magma arriva
alimentato dal sistema della dorsale o se è alimentato invece dal punto caldo. In Islanda questi due fenomeni coesistono, quindi la produzione di magma è doppia o molto più che doppia, e quindi questo fa sì che in Islanda e solo in Islanda la velocità di allontanamento dell'Europa dall'America non sia sufficiente a mantenere la superficie topografica allo stesso livello di qualsiasi altro punto della dorsale, ma lo mantiene ad una quota superiore e quindi nelle condizioni di distribuzione dell'acqua superficiale del nostro pianeta, attualmente l'Islanda si trova al di sopra del livello dell'oceano. Quindi in tutto il resto della dorsale il magma arriva soltanto dal sistema di alimentazione connesso con la dorsale mediatlantica. In Islanda coesistono due sistemi diversi, quello relativo alla dorsale e quello relativo al punto caldo. Per fare un esempio di che cos'è un punto caldo, per esempio le Hawaii sono un tipico sistema vulcanico legato ad un punto caldo. Ce ne sono tanti altri, le Canarie per esempio, altro sistema di isole vulcaniche che è il prodotto dell'arrivo in superficie di questi magmi legati al punto caldo. Un altro punto caldo molto importante è in Islanda. L'implicazione della coesistenza spaziale e temporale di questi due grandi fenomeni, dorsale mediatlantica e punto caldo, è interessantissimo, perché questo ha effetto su tutta la geografia fisica, diciamo, dell'Atlantico settentrionale. Se noi osserviamo rocce dal Newfoundland, Groenlandia, Islanda, Isole Faroe, per esempio, possiamo ricostruire come negli ultimi, indicativamente, 100 milioni di anni, questi due fenomeni, la dorsale mediatlantica e il punto caldo, abbiano interagito fra loro, perché anche loro si muovono sul nostro pianeta, non esiste sul nostro pianeta una struttura che sia stabile, per cui si possa dire che in 100 milioni di anni non sia modificata e non sia spostata. Esiste sempre il problema di stabilire qual è il riferimento, il punto di riferimento rispetto al quale descriviamo il movimento delle strutture geologiche sul nostro pianeta. Comunque, almeno relativamente, questi due oggetti geologici, dorsale mediatlantica e punto caldo, hanno interagito negli ultimi 100 milioni di anni, determinando nell'Atlantico settentrionale e nelle terre che si affacciano all'Atlantico settentrionale una serie di fenomeni interessantissimi che ci permettono oggi di ricostruire nel tempo, negli ultimi 100 milioni di anni, la geometria dell'interazione fra questi due fenomeni. Per esempio, le isole Faroe, gemelle o cugine dell'Islanda, esistono grazie all'interazione fra questi due enormi fenomeni geologici, dorsale mediatlantica e punto caldo. Per la stessa interazione possiamo ritrovare rocce basaltiche su entrambi i lati della Groenlandia e anche nel Canada settentrionale. Quindi naturalmente non possiamo raccontare questo fenomeno in questa diretta, non è neanche facile trovarlo descritto in letteratura, ma è probabilmente uno dei fenomeni più interessanti che possiamo ricostruire sul nostro pianeta, almeno per chi si appassiona a questo aspetto della geologia, negli ultimi 100 milioni di anni. Patrizia, Stefano, qualcos'altro che posso aggiungere da questa mia postazione? Quindi si trovano prodotti effusivi derivanti dal mantello. Sì, naturalmente queste rocce, i basalti, sia quelli legati all'attività della dorsale mediatlantica, sia quelli legati al punto caldo, sono il prodotto di una sorta di distillazione, al contrario, del materiale del mantello. Quindi localmente il mantello si trova ad una temperatura tale da determinare la fusione del materiale, e queste piccole quantità di fuso che si producono all'interno del mantello, in alcuni casi, soltanto in alcuni casi, riescono ad arrivare in superficie, raffreddano e lì producono quella roccia che chiamiamo basalto. Fra il basalto legato alla dorsale mediatlantica e il basalto legato al punto caldo esistono piccole differenze, quelli che si chiamano per esempio elementi in traccia, oppure esistono degli inclusi, per esempio, cioè pezzi di roccia che questo magma ha prelevato nel punto in cui si è formato ed è poi riuscito a portare in superficie. Ecco, osservando tutti questi dettagli possiamo discriminare se un magma è prodotto diretto dell'attività della dorsale mediatlantica o del punto caldo.
In Islanda questi due fenomeni coesistono. È difficile dire quale sia il punto esatto di emersione del punto caldo in Islanda, perché non c'è un punto unico, naturalmente, ma possiamo certamente dire che in questo momento il punto caldo si trova sul lato europeo della dorsale mediatlantica, quindi si trova leggermente a est rispetto a dove siamo noi. E guarda caso, a est di dove siamo noi si trovano anche i più grandi sistemi vulcanici che attualmente sono attivi in Islanda, per esempio il vulcano Katla, il vulcano Askja, Bárðarbunga, Hekla, sono tutti vulcani attivi attualmente, non ci sono eruzioni in questo momento, ma attivi nel senso che potrebbero generare un'eruzione in qualsiasi momento, si trovano tutti o quasi tutti sulla parte europea, proprio perché lì è lì che si manifesta in maniera più evidente l'interazione fra dorsale e punto caldo e l'attività magmatica del punto caldo. Possiamo spostarci su Teams per concludere con gli studenti. Va bene, quindi dall'Islanda ragazzi è tutto, grazie a chi mi ha seguito, ho visto che siete stati in tanti, non solo gli studenti. Qua si sta benissimo, se volete scappare dal virus venite pure in Islanda, qua siete liberi di fare quello che volete, di starnutirvi in faccia senza problemi. Quindi, con gli studenti ci vediamo fra 10 minuti su Teams, devo avere il tempo di arrivare in macchina e accendere il computer. Con tutti gli altri ci vediamo chissà quando. Ciao, grazie, ciao ciao. Chiudo.